Dopo oltre 40 anni il completamento della Fondovalle Sangro si farà, non più promessa ma una realtà. La notizia è dunque ufficiale, ma non si è parlato solo di questa opera attesa da tempo, ma di come dovrà essere l'Abruzzo questa mattina in Sevel con l'arrivo del ministro dei Trasporti e Infrastrutture Graziano Del Rio. Il nucleo industriale più importante del centro-sud è stata la sede ideale scelta proprio per disegnare il nuovo volto della nostra regione, almeno secondo i progetti e le intenzioni del governo centrale e regionale. Del Rio ha subito evidenziato quanto sia strategica e necessaria una rete infrastrutturale adeguata ai tempi e alle attuali esigenze. Sì, anche qui, come da tante altre parti d'Italia, io lo dico spesso, c'è la cosiddetta guerra dei 30 anni, sono opere attese da più di 30 anni, declamate, richieste, promesse. In realtà nell'ultimo anno e mezzo e anche in questo da quando c'è il governo Renzi abbiamo cercato di mettere in fila le cose e quindi questa realtà infrastrutturale verrà potenziata. Nel nuovo anno andiamo sicuramente ad aggiudicare la gara per tutta questa Fondovalle e grazie al lavoro puntualissimo che abbiamo fatto col Presidente della Regione credo che questa sarà una delle tante opere che da promessa diventa realtà. Sì, abbiamo detto più volte che le infrastrutture servono allo sviluppo, quindi devono collegare efficacemente le aree industriali, collegare le aree di attrattività turistica e insieme a questa grande opera di infrastrutturazione per opere utili, a volte anche leggere, anche piccole ma utili come piccoli raccordi ferroviari che pure abbiamo studiato con la Regione Abruzzo, ci sono poi le opere più importanti, la grande opera di questo paese è un'opera di cura e di manutenzione ed è quella che abbiamo messo in piedi con Casa Italia ed è quella che tutti gli italiani credo aspettano da decenni e che diventerà anche questo sempre più realtà con un'opera di prevenzione che ha già delle risorse importanti nella legge di stabilità. Rispetto ai porti abruzzesi? Abruzzo sono una bella realtà, stanno nell'Adriatico quindi non li possiamo spostare dall'Adriatico, però certamente come ci ha fatto sempre notare il Presidente D'Alfonso vanno messi in collegamento stretto con la parte tirrenica, quindi c'è una vocazione peculiare dei porti d'Abruzzo, sono porti che stanno sull'Adriatico ma hanno una vocazione al lavoro con il Tirreno e quindi noi rafforzeremo queste collaborazioni istituzionali. Le autorità uniche servono a rafforzare l'attività portuale. I porti italiani devono diventare più forti per vincere la concorrenza dei porti dell'Africa e del Nord Europa. Infrastrutture rispetto dell'ambiente, della qualità della vita dei cittadini abruzzesi e italiani, è questa la priorità anche? Sì, questo è il motivo per cui potenziamo moltissimo il lavoro sul ferro. Abbiamo appena concluso una 2 giorni di lavoro con gli svizzeri che vogliono fare del porto di Genova la porta d'ingresso di tutte le merci che vanno in centro Europa. Quindi loro investiranno in Italia proprio esattamente per favorire il trasporto merci su ferro, è un obiettivo su cui abbiamo messo molte risorse, i corridoi merci verranno tutti potenziati, stanno già per essere potenziati e l'altra questione è favorire il trasporto ferroviario dei pendolari, ma anche qui c'è tanto lavoro da fare, ma credo che siamo sulla strada giusta. Questa regione del Mezzogiorno, come in tutte le altre regioni, c'è una presenza costante del governo, in primis del Presidente del Consiglio, che è il Presidente che è stato di più nel Mezzogiorno di tutti i suoi predecessori, che ha costruito di più insieme agli enti locali i patti territoriali, quindi credo che questa sia una buona notizia per il Mezzogiorno. E l'aeroporto? L'aeroporto abbiamo risolto, quindi dovremmo festeggiare. Però dipendiamo da Ryanair. No, ma questo il fatto di avere risolto, di avere messo gli operatori nelle condizioni di operare al meglio, togliendo le tasse, mi pare già un risultato straordinario, nel senso che nessuno ha più scuse. Dopodiché ci sono tanti operatori e quindi la gestione dell'aeroporto sarà in grado di scegliere le offerte migliori per il bene dei cittadini, ma l'importante era non essere costretti a discutere di una chiusura, invece stiamo parlando di sviluppo. Tanti sindaci presenti non solo della Val di Sangro, insieme ad amministratori regionali e provinciali e presidenti di Saga e Tua, Nicola Mattoscio e Luciano D'Amico. Un incontro in un luogo che dà lavoro e sicurezza, ha detto il governatore Luciano D'Alfonso, a voler sottolineare la volontà politica a proseguire nella strada della concretezza. La realizzazione della Fondovalle è fondamentale perché è capace di riprodurre utilità non sostituibili, ha ribadito D'Alfonso, non senza rimarcare più volte il suo impegno affinché non ci siano intoppi e ritardi. Stavo per certo, poiché Del Rio è rimasto un sindaco, sta comunalizzando l'Italia. Nel senso che dà del tu ai problemi e dà del tu alle soluzioni. Presidente, lei ha parlato di priorità, dell'importanza delle priorità. Sì, noi abbiamo dato corpo alle priorità attraverso la delibera sulle
straordinarie necessità di investimento, in una logica di programmazione.